Perché ci piace? Perché potrebbe piacerci, perché a qualcuno piace molto. Piace come tu chiederesti mai a tuo figlio per quale motivo sono 2 ore che sta costruendo una torre con i mattoncini di Lego, torre che cadrà inesorabilmente, oppure che la madre distruggerà la sera quando mette a posto i giocattoli. No, non ti verrebbe di fargli questa domanda, o se gliela facessi lui ti guarderebbe come se tu stessi parlando un'altra lingua. Nessuno si chiederebbe mai per quale motivo Leonardo ha dipinto la Gioconda. Perché è bella? Perché voleva farlo? Perché quello era così il suo modo di esprimere così il suo stare bene nel mondo o il suo disagio nello stare nel mondo, chissà che cosa, il suo modo di esprimere se stesso. Allora qualche volta la matematica diventa un'avventura che rappresenta un modo di stare nel mondo, un elemento che rende la vita migliore. La vita, non solo la vita migliore perché ci consente di governarla la nostra vita, ma anche perché ci piace farla, e quindi quando ci piace farla noi ci sentiamo migliori e rendiamo la nostra, probabilmente l'altrui, vita migliore. Perché la matematica serve inesorabilmente, questo è un motivo, se vuoi, da un lato un po' più triste e un po' più utilitarista diremmo, però non lo so, serve ed è bello appropriarsi di strumenti di lettura del mondo. La matematica consente di appropriarsi di strumenti di lettura del mondo, descrive fenomeni biologici, descrive le forme del nostro mondo, questo lo fa, è la prima matematica, diciamo, del mondo occidentale che descrive, che si chiama geometria, no? Diceva quello, non entri chi non è geometra, perché la matematica è la descrizione del mondo, consente la descrizione e consente le previsioni sui fenomeni del mondo. Tutti noi sappiamo qual è la bellezza di immergerci in un gioco, che ha delle regole, che è complesso. Questo può essere la matematica e questo c'è dentro il libro, questa vocazione. Non è l'unica, però mi piacerebbe che alcuni ragazzi avessero da questa esperienza di studio questa ricchezza, si portassero dietro questa ricchezza. Vorrei anche che da questo libro i ragazzi portassero a casa una serie di strumenti. Se tu ti immagini Usain Bolt, io perché sono vecchia, non so, Cristiano Ronaldo, bene, gli esercizi, il metodo, la palestra, i pesi sono delle cose che servono per le grandi performance, servono a tutti, e quindi in questo libro c'è anche questo aspetto che si mescola con una partitella di calcetto a tratti, perché non si può stare sempre solo in palestra, si deve anche andare a giocare da qualche parte.